Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Dopo il Poco C65 vi porto la recensione del fratello gemello Redmi 13C. Rispetto al 12C dello scorso anno migliora e lo rende uno smartphone low cost davvero interessante. Per andare avanti, vi come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Ne approfitto per salutare come sempre gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della nuova confezione, con questo colore rosso molto bello, però molto sottile, quindi vi mostro che all'interno troviamo solamente lo smartphone, spillino per i mano SIM, classici libretti. Cavo di ricarica USB-A tipo C. Purtroppo non abbiamo né caricabatterie e né cover all'interno. Parlando invece di design, Redmi 13C, come abbiamo già detto, è il fratello gemello del Poco C65, realizzato interamente in policarbonato di discreta qualità. Il frame è squadrato, il retro ha una finitura lucida che trattiene leggermente le impronte. Nel complesso è uno smartphone che si tiene bene tra le mani ed offre un buon grip. Il doppio modulo fotografico sporge leggermente e se posizionato su una superficie piana tende leggermente a traballare. Redmi 13C è disponibile in ben quattro colorazioni, una nera, una blu, una bianca e questa Clover Green. Le dimensioni sono abbastanza generose, parliamo di 168x78x8,1 mm di spessore per un peso di 192 grammi. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento che integra i sensori delle impronte digitali, che è preciso e abbastanza veloce. Nella parte sinistra abbiamo lo slot, che può ospitare due nano SIM più la micro SD. Nella parte inferiore abbiamo primo microfono, porta di tipo C, altoparlante di sistema che purtroppo è solamente mono. Nella parte superiore abbiamo il jack da 3,5 mm, sul retro il modulo fotocamera. Parlando invece di display, Redmi 13C monta un pannello di tipo IPS LCD da 6,74 pollici diagonale con risoluzione solo HD Plus di 1600x720 pixel. Il refresh rate arriva fino a 90 Hz e la luminosità massima è di 600 nits, quindi appena sufficiente all'aperto. Nel complesso è un discreto display IPS con sufficienti colori e discreti angoli di visione. Purtroppo di serie non abbiamo una pellicola preapplicata. E la protezione display è un Gorilla Glass. Parlando invece di hardware, Redmi 13C si affida al processore octa-core MediaTek Helio G85 a 2 GHz, tutto affiancato da una GPU Armali G52 e abbiamo 4, 6 o 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X più 2 GB di RAM virtuale, mentre la memoria interna è da 128 o 256 GB di tipo MMC 5.1, espandibile tramite microSD. Parlando invece di connettività, abbiamo il supporto dual SIM 4G LTE, abbiamo Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, presente anche il chip NFC, è presente i vari GPS, presente anche jack audio e l'audio è mono di discreta qualità e potenza. Parlando invece di batteria, Redmi 13C monta una 5000 mAh che garantisce quasi 2 giorni di utilizzo. Abbiamo poi la ricarica a 18 W. E ovviamente non è presente la ricarica wireless.
Il reparto fotografico del Redmi 13C è composto da tre sensori posteriori. Abbiamo una fotocamera principale da 50 megapixel, è la classica inutile da 2 megapixel per le macro e una super inutile da 0,8 megapixel per effetto profondità. La fotocamera frontale per i selfie invece è una 8 megapixel. La fotocamera principale con buona luce riesce a tirar fuori buoni scatti, ben i dettagli e la gestione dei colori, bene anche la messa a fuoco e la velocità di scatto. Di notte con poca luce il sensore inizia ad avere i suoi limiti. E viene in aiuto una discreta modalità notturna. Discreta invece la fotocamera frontale per i selfie, per colpa della bassa risoluzione. I video invece si registrano fino al 1080p a 30 fps, con una buona messa a fuoco e una leggera stabilizzazione elettronica. Nel complesso è un reparto fotografico che non brilla in nulla, ma è perfettamente in linea con la fascia di prezzo. Parlando invece di software, Redmi 13C arriva sul mercato con Android 13 e le patch di novembre 2023 e tutto è personalizzato con la classica MIUI 14 di Xiaomi. Abbiamo le classiche gesture, tema scuro, le classiche app di Google e funzioni della MIUI. Il software è personalizzabile e nel complesso gira abbastanza bene, non è velocissimo, ma riuscirete a gestire senza problemi tutte le app disponibili e anche un po' di gaming. Un interrogativo è lato aggiornamenti. Non sappiamo quando riceverà Android 14 e la nuova HyperOS di Xiaomi. Poi alla prima installazione troverete un po' di app e di giochi preinstallati che vi consiglio di rimuovere. Parlando di prezzo, potete trovare il Redmi 13C nella versione 628 intorno alle 120 € e intorno alle 150-160 la versione da 8256, che è quella che vi consiglio. Vi lascio il link d'acquisto qui sotto in descrizione. Per concludere, il Redmi 13C sicuramente è migliorato rispetto al 12C, ma resta ancora uno smartphone entry level che funziona bene ma non brilla o spicca in nulla. Come punto forte direi prezzo e autonomia, come punto debole direi display, confezione abbastanza scarna e fotocamere migliorabili. Ma allora vale la pena comprare questo Redmi 13C?
Intorno alle 120 euro, la versione 628 è abbastanza interessante, quindi lo consiglio per utenti che cercano uno smartphone tuttofare dal prezzo contenuto. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao, alla prossima! Thank you.